ringrazio il Presidente della Giunta regionale Francesco Paroli per essere con noi e per averci concesso questa sede prestigiosa per la presentazione. Una presentazione, come l'abbiamo definita, della rinascita totale, che ci eravamo timidamente, tra virgolette, avventurati lo scorso anno con la 30ª edizione, eravamo proprio a ridosso della fine dello stato di emergenza che terminava il 31 marzo, noi siamo partiti il 2 aprile, quindi con qualche cautela e con qualche titubanza. Quest'anno invece ripartiamo in grande stile e c'è entusiasmo molto forte da tutte le componenti. Ecco, anche il fatto di essere giunti qui così numerosi, vi ringrazio sia i colleghi della stampa che sono in presenza, ma ce ne sono altri collegati online sia dalle Marche che dall'Italia, e vi ringrazio per aver aderito. Ringrazio anche tutte le autorità presenti, ma gli enti partner di tipicità insieme ai partner privati, ci sono diverse aziende, poi avremo modo anche di citarli. E un'edizione, come dicevo, con grandi speranze, ma con grande motivazione da parte di tutti, perché ci siamo lasciati alle spalle. Io dico anche, abbiamo tentato di dimenticare, no? Anche se è una espressione un po' grossa, però di lasciarci alle spalle il periodo che abbiamo vissuto, e questo stiamo vedendo che viene centuplicato negli entusiasmi, nella voglia di fare da parte di tutti. A Tipicità Festival, di cui avete visto alcune immagini anche dello scorso anno soprattutto, si ripeteranno tutte quelle iniziative che fanno di questa nostra splendida regione una eccezionale vetrina da godere e da gustare. Io mi permetto di dire che Tipicità può aiutarci a far comprendere bene quello che è il nostro potenziale, ma dobbiamo tutti continuare a lavorare affinché questa grande qualità, questa grande autenticità che noi riusciamo ad esprimere possono essere anche motore e traino di sviluppo. Chiudo dicendo un mio pensiero. Quando cresce la sensibilità, la conoscenza di un territorio in Italia e in Europa, cresce anche il valore di quel territorio. È una condizione che si lega, perché tanto è che si è legata dalla domanda e all'offerta. Più c'è domanda, più il valore sale. Ecco, io spero che noi sappiamo raccogliere questa sfida, perché più il valore sale, più anche l'offerta deve diventare all'altezza del valore. Allora la sfida deve essere da parte delle istituzioni, da parte di tutti, di riuscire a mettere insieme, a costruire un'offerta che possa essere trainante, perché io credo che il valore che può sprigionare la nostra regione è un valore che può toccare le imprese, che può toccare i territori, che può toccare gli immobili, che può toccare i prodotti, può toccare a 360 gradi tutti i nostri interessi economici, culturali e sociali, e quindi anche avere un riflesso sull'occupazione. Però questo si può raggiungere se c'è la forza, se c'è la forza e la determinazione di agire in una visione complessiva e di riuscire a costruire. In questo senso vanno colti le opportunità che ci offre la programmazione europea, e non solo, se si riesce a costruire un livello elevato, eccellente del prodotto che noi andiamo a portare sul mercato. Grazie.